Presso la libreria Il Sole e la Cometa di Gaeta si è tenuta lo scorso 23 febbraio la presentazione del romanzo Frisbee, una promessa da mantenere, di Francesco Paone. Oltre all'autore sono intervenuti il professor Olimpio Di Mambro e la presidente delle edizioni Decomporre, Sandra Cervone. Vivace il dibattito al quale hanno preso parte la giornalista Milena Mannucci, la scrittrice Tinny Sequino, il soprano Maria Nardone e il titolare della libreria Pietro Buttaro. Una piacevole serata, insomma, una buona occasione per tornare tutti insieme alla Gaeta degli anni Ottanta, grazie anche a musiche e canzoni del tempo proposte dal duo Punto Zero, cioè Paola Arena e Marco Meschino. Parole e ritmi hanno quindi creato quella giusta atmosfera tutta estate, cuore e amore. Così ben descritta nel romanzo di Paone, il quale, oltre a omaggiare la città di Gaeta con le sue spiagge, le tradizioni, il mare, l'aria rilassata del tempo di vacanza, racconta la storia di amore di Francesco e Donatella, lui del sud, lei del nord Italia, con tutte le conseguenze legate alle differenti mentalità, abitudini, attese e convinzioni. Una storia nata proprio giocando a frisbee sulla battigia e proseguita poi per l'intero mese di agosto tra alti e bassi, screzzi e abbracci, capricci, intese, pregiudizi e prese di posizione. Una storia sicuramente scaturita da avvenimenti autobiografici e poi arricchita dall'accesa fantasia dell'autore che con quest'ennesimo romanzo si conferma narratore credibile e sicuramente da leggere.